Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Novotir TN, Novo Nordisk SPA, ultimo aggiornamento 4 febbraio 2022. Cos'ha Novotir TN? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Novotir TN durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci esteri. Cos'ha Novotir TN? Novotir TN ha un farmaco a base del principio attivo Catridica COG, appartenente alla categoria degli antiemorragici vitamina K, e nello specifico fattori della coagulazione del sangue. È commercializzato in Italia dall'azienda Novo Nordisk SPA. Novotir TN può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni: Novotir TN 2500 UIPOLV ESOLVE Persoluz. Iniet. Evflac. 3,2 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Novo Nordisk /S. Concessionario: Novo Nordisk SPA. Ricetta: OSP. Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe: H. Principio attivo: Catridica COG. Gruppo terapeutico: antiemorragici vitamina K. Forma farmaceutica: polvere. Indicazioni: trattamento di profilassi a lungo termine delle emorragie in pazienti con deficit congenito della subunità del fattore XI. Novotir TN può essere usato in pazienti di tutte le età. Posologia: il trattamento deve essere iniziato sotto il controllo di un medico esperto nel trattamento dei disordini rari della coagulazione. Il deficit congenito della subunità del fattore XI deve essere confermato da procedure diagnostiche che includono l'attività e la determinazione del titolo anticorpale del fattore XI e la genotipizzazione se applicabile. Posologia: la potenza di questo medicinale è espressa in unità internazionali, UI. Sebbene espressa nelle stesse unità, UI, la posologia di Novotir TN è diversa dallo schema posologico degli altri prodotti contenenti fattore XI, vedere paragrafo 4.4. La dose raccomandata di 35 UI/kg di peso corporeo una volta al mese, ogni 28 giorni a più o meno 2 giorni, somministrata in volo endovenoso. Sulla base dell'attuale concentrazione di Novotir TN, il volume, in millilitri, da somministrare in pazienti che pesano almeno 24 kg può essere calcolato tramite la seguente formula. Volume della dose in ml uguale 0,042x peso corporeo del soggetto, chilogrammi. Un aggiustamento delle dose può essere considerato necessario dal medico in alcune situazioni in cui la prevenzione del sanguinamento non è appropriatamente coperta dalla dose raccomandata di 35 UI/kg/mese. Questo aggiustamento della dose deve essere basato sui livelli di attività del fattore XI. Si raccomanda di monitorare i livelli di attività di Novotir TN usando il test di attività standard per il fattore XI. Popolazione pediatrica. Quando Novotir TN è usato in pazienti in età pediatrica, nessun aggiustamento delle dose è necessario e deve essere usata la dose di 35 UI/kg di peso corporeo, vedere paragrafo 5.2 euro popolazione pediatrica. Tuttavia, se il paziente in età pediatrica pesa meno di 24 kg, per gestire la dose nei bambini piccoli, Novotir TN ricostituito deve essere ulteriormente diluito con 6 ml di cloruro di sodio per soluzione iniettabile allo 0,9%, vedere paragrafo 6.6 euro. Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione, uso nella popolazione pediatrica. Il volume della dose per i bambini piccoli può essere calcolato utilizzando la seguente formula. Volume della dose in ml uguale 0,117x kg di peso corporeo. Il calcolo del fattore di correzione 0,117 è legato alla quantità esatta del prodotto e non al valore nominale del prodotto. I dati attualmente disponibili sono descritti nei paragrafi 4, 8, 5, 1 e 5, 2. Modo di somministrazione. Uso endovenoso. La preparazione deve essere somministrata in volo endovenoso lento a una velocità massima di 2 ml/min. Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1.
avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Considerando che la posologia e la concentrazione del fattore XII in Ovotirtein sono diverse dagli altri prodotti contenenti fattore XII, deve essere fatta particolare attenzione nel calcolo della dose appropriata, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono disponibili dati clinici sull'interazione tra Ovotirtein e altri medicinali. Sulla base dello studio preclinico, vedere paragrafo 5, 3, si consiglia di non combinare Ovotirtein ed il fattore VI attivato, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Ovotirtein durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Ovotirtein durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non esistono dati clinici riguardanti l'uso di Ovotirtein in donne in gravidanza. Gli studi sugli animali non sono sufficienti a dimostrare una tossicità riproduttiva, vedere paragrafo 5, 3, poiché Ovotirtein, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Ovotirtein non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. La reazione avversa più frequente a eurocefalea riportata nel 37% dei pazienti. Tabella delle reazioni avverse. In studi clinici, Ovotirtein è stato somministrato in 82, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Nei casi segnalati di sovradosaggio di Ovotirtein fino a 2,3 volte, non si sono osservati sintomi clinici. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antiemorragici, fattore della coagulazione del sangue, codice ATC, B02DD11. Meccanismo d'azione. Nel plasma, il fattore XII circola come eterotetramero A2B2 composto da due subunità del fattore XII, proprietà farmacocinetiche. L'emivita di Ovotirtein è stata valutata nello studio clinico F13CD, 1725 da uno schema di campionatura del sangue limitato ad 1 ora, 14 giorni e 28 giorni dopo la somministrazione. Sulla base, dati preclinici di sicurezza. I dati non clinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi di farmacologia di sicurezza e tossicità a dose ripetuta. Tutte le evidenze nel programma di sicurezza, elenco degli eccipienti, polvere, cloruro di sodio, saccarosio, polisorbato 20, L-istidina, acido cloridrico, per l'aggiustamento del pH, idrossido di sodio, per l'aggiustamento del pH, solvente, acqua per preparazioni iniettabili, fonte, foglietto illustrativo, AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.